Sanità di montagna significa delineare criteri diversi, ma soprattutto risorse diverse, per evitare la continua dispersione di personale. Questa è una delle principali problematiche emerse nell'incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri e terminato in serata fra i membri del Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della provincia di Sondrio, Valcamonica e Medio Alto Lario, che hanno avuto modo di discutere del nuovo POAS, il piano organizzativo aziendale sanitario, presentato da ASST ed ATS il 28 ottobre a Regione Lombardia, insieme ai vertici appunto di ASST, ATS ed Areo. A dar voce a quanto emerso nell'incontro il presidente della Conferenza dei Sindaci e primo cittadino di Sondrio, Alcide Molteni. In tutte e tre le esperienze, quindi ATS di montagna e le due ASST, il tema del personale e della necessità che personale medico in particolare resti in questo territorio passa attraverso l'indicazione alla Regione Lombardia di modificare i criteri di individuazione del personale e soprattutto di criteri per mantenere personale in questo territorio, che può passare da incentivi economici o da altre soluzioni. Hanno ribadito la posizione di Molteni anche Elena Broggio di ONU San Pietro, Gian Bettino Polonioli, vicepresidente della Conferenza dei Sindaci e sindaco di Cinverno, Fiorenzo Bongiasca di Gravedona ed Uniti ed Elio Moretti, primo cittadino di Teglio. Il clima di confronto è stato buono, ha sottolineato Polonioli. Sono emerse delle criticità che ora verranno vagliate nelle due assemblee dei distretti in programma prima di metà dicembre. Non solo difficoltà del reperimento del personale, il cui turnover è troppo elevato, ma anche necessità di maggiori risorse, sia in termini economici che in termini di strumentazione. E poi, minor rigidità dei parametri sui servizi territoriali, con applicazione di criteri diversi per quei territori che sulla carta appaiono montani, ma che a causa di troppa rigidità rimangono tali soltanto sulla carta. E magari inserire degli incentivi, come le premialità, per evitare la fuga del personale medico. La legge regionale 23-2015, che parla di specificità montana, prevede per ATS una fase di sperimentazione e di conseguenza il Consiglio della Conferenza dei Sindaci richiede anche flessibilità nei tempi di applicazione dei nuovi piani organizzativi.